Domenica 28 aprile i nisseni sono chiamati alle urne per scegliere la persona che rappresenterà la città per i prossimi 5 anni, una scelta importante che permetterà una rinascita o una rovina totale. E rinascita e cambiamento promettono i 6 candidati sindaco che sono nell'ordine Aiello, Gambino, Giarratana, Gumina, Licata e Messana. Questi sono gli ultimi giorni per gridare al popolo quelli che sono i loro programmi per risollevare Caltanissetta e allora cerchiamo di capire brevemente quali sono i punti di forza di ciascun candidato. Per il 39enne della Lega Oscar Aiello, i punti di forza del suo programma politico toccano diversi fili come la sanità, l'immigrazione, l'innovazione, la trasparenza, lo sport, la cultura, la sicurezza del territorio, la lotta al randagismo e la salvaguardia dell'ambiente. Sinteticamente, alcune innovazioni che Aiello apporterà sono l'istituzione del vigile di quartiere, l'applicazione del DASPO urbano per prevenire e contrastare le illegalità, sarà potenziata la videosorveglianza anche di ville e parchi comunali, nelle scuole sarà impartita l'educazione stradale e l'educazione ambientale, verranno rimossi gli alberi fatiscenti e instabili collocando nuove piante e ancora altro punto del programma la sistemazione delle scarpate con collocazione di piante che evitino il dissesto idrogeologico. Sarà nominato uno staff tecnico specializzato che vigilerà sui lavori eseguiti dalle imprese appaltanti. Verrà creato un impianto per il trattamento dei rifiuti finalizzato allo smaltimento dei rifiuti organici e dei fanghi di depurazione per la produzione di biogas e compost. E ancora la creazione di un cimitero per animali d'affezione, oltre a un'area attrezzata per gli animali da compagnia, il cosiddetto dog park, la diretta Facebook dei consigli comunali e l'istituzione di un numero WhatsApp del comune per comunicare in maniera diretta col cittadino. L'altro candidato, il 57enne Roberto Gambino del Movimento 5 Stelle, invece con un programma di 40 pagine punta sui giovani, le scuole, la viabilità, il territorio, l'ambiente, con dei progetti realizzati sulla base delle esigenze dei cittadini, che comunque potranno subire dei cambiamenti in corso d'opera a seconda delle necessità. Primo impegno sarà quello di verificare il bilancio comunale, seguiranno il potenziamento degli uffici comunali, la lotta alla cementificazione selvaggia, la revisione dei percorsi e degli orari degli autobus urbani, le agevolazioni fiscali per botteghe artigiane di giovani sotto i 35 anni, potenziamento dell'illuminazione nelle strade che ne sono carenti, servizi di assistenza per gli studenti diversamente abili, verifica dell'agibilità e funzionalità degli istituti scolastici e ancora l'istituzione del mercato del contadino e del vivaista, strategia dei rifiuti zero per una città più pulita e relativo abbassamento dei costi. Anche per il 55enne candidato sindaco Michele Giarratana, di ora e l'ora, sicurezza, viabilità, sanità e ambiente sono i punti più importanti del suo programma elettorale. Per prima cosa, dice, è necessario rendere il comune efficiente e funzionale, inserendo lo strumento della fiscalità partecipata che trasforma l'attività dell'evasione tributaria da accertativa a preventiva. Rilanciare il mercato ortofrutticolo attraverso partnership con mercati del Nord Italia, incentivare e rilanciare la raccolta differenziata con analisi puntuale e controllo del territorio e del servizio di gestione dei rifiuti. Vigilare sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, sullo stato idrogeologico complessivo del territorio comunale, proseguire nell'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, incentivando lo sviluppo di tecnologie pulite, creare dove possibile una rete di piste ciclabili e percorsi di running, dedicare particolare attenzione al settore commerciale con il piano di programmazione economica e commerciale che dia prospettive a nuove iniziative imprenditoriali e ancora promuovere la campagna Compro Nisseno per sostenere i commercianti della città. Promuovere il rilancio della biblioteca Scarabelli, costituire una fondazione per gestire il teatro Margherita e ancora attuare la messa a norma di tutti gli edifici scolastici, fornire finanziamenti adeguati per garantire l'assistenza agli alunni diversamente abili, rilanciare l'economia attraverso l'Agenzia per lo sviluppo, prevedere un assegno per le famiglie con bambine da 0 a 3 anni, rafforzare l'assistenza domiciliare. Per il 34enne Rocco Gumina, leader di Open Politiche Aperte, l'idea di città è legata a 3 punti imprescindibili, ossia sviluppo economico, urbanistica, sostegno ai cittadini. Lo sviluppo economico è possibile con la promozione del turismo esperienziale. Bisogna promuovere appositi percorsi artistico-culturali e gastronomici in grado di evidenziare le variegate ricchezze della città. È necessario promuovere l'utilizzo di mezzi pubblici efficienti al fine di ridurre l'eccessivo utilizzo delle automobili
automobili private, è necessario potenziare i collegamenti fra i vari villaggi cittadini al fine di ridurre le difficoltà di raggiungere le varie zone della città su tutto il centro storico, rilancio delle ville comunali attraverso la realizzazione di attività creative e ristorative, rilancio della zona industriale, recupero dei quartieri degradati del centro storico, specialmente della Provvidenza, tramite la riqualificazione a fine abitativo degli immobili oggi non usati e insicuri, e ancora politiche a favore dei cittadini. Il quinto candidato sindaco è il 43enne Salvatore Licata, che nel suo programma pone in cima le problematiche delle aree industriali di Contrada Calderaro e San Cataldo Scalo, dove prevede di sistemare le strade interne e quelle di accesso, oltre agli incentivi per l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali. Secondo Licata è importante prevedere la ristrutturazione del centro storico e dovrà essere varato un piano che riguardi ogni singolo quartiere cittadino. Una particolare attenzione sarà rivolta alle ville comunali, dove saranno periodicamente allestite attività ludiche. Verrà affrontata anche l'annosa questione del piano Geraci, spazio anche per il rilancio del Redentore oltre alla riqualificazione del villaggio Santa Barbara. Sarà programmato il rifacimento dei marciapiedi creando le rampe di accesso per eliminare le barriere architettoniche. Altro punto importante del suo programma, la riqualificazione degli impianti sportivi con particolare attenzione al rifacimento della pista di atletica. E ancora riguardo la sanità pubblica, verrà istituito uno sportello distaccato del CUP a Palazzo del Carmine, tutta una serie di iniziative volte ad attenzionare i meno abbienti e le famiglie. Infine, per Salvatore Messana, già due volte sindaco della città, è indispensabile la rivalutazione del ruolo dell'amministrazione comunale attraverso una serie di strumenti che garantiscano la trasparenza, permettano ai cittadini di poter avvertire la vicinanza dell'amministrazione stessa nella loro quotidianità, e ancora riprogettare completamente e ripristinare il servizio bus cittadino, incentivare dove possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici, solare, termico, eolico e anche impianti produttori di energia pulita da sostanze organiche e da biomasse, rilancio dell'economia territoriale grazie alla filiera agroalimentare e alla cultura con il miglioramento dell'offerta formativa universitaria e post-universitaria, la conservazione, il ripristino e il rilancio dei beni culturali. Nel suo programma spazio alla realizzazione di orti urbani, rivalutazione del parco antenna e ancora rivisitazione del piano urbano della mobilità, incentivazione del turismo suddiviso in aree tematiche, turismo naturalistico, religioso, storico e di studio, e poi ancora progetti per rilanciare il commercio con le isole commerciali. L'istituzione di sportelli di contrasto alla crisi e di supporto ai giovani, lo strumento del baratto amministrativo, uno strumento che consente ai cittadini bisognosi di pagare tasse, tributi come TASI, IMU e TARI e in generale i debiti con il fisco con il proprio lavoro. Tra i vari progetti anche quello di fare in modo che la città sia a misura di bambino.